Il calcolo ragionato, addizioni e sottrazioni entro il 100 con e senza cambio. Per calcolare un'addizione senza cambio si può utilizzare la strategia di sommare prima le unità e poi le decine. 23 più 15 uguale 3 più 5 8, 2 più 1 3, 38. 26 più 41 uguale 6 più 1, 7, 2 più 4, 6, quindi 67. Per le sottrazioni senza il cambio, si sottraggono prima le unità e poi le decine, quindi 69 meno 32 uguale 9 meno 2, 7, 6 meno 3, 3, 37. 47 meno 36 uguale 7 meno 6, 1, 4 meno 3, 1, 11. Vediamo degli esempi. 50 più 44 uguale 94. 72 più 16 uguale 88. 89 meno 67 uguale 22. 45 meno 35 uguale 10. Nel caso di addizioni con il cambio si cambia strategia, perché conviene scomporre, in questo caso un addendo. 28 più 15 uguale, scomponiamo il 15 in una decina, cioè 10, e 5 unità, cioè 5. 28 più 10 più 5 uguale, calcoliamo prima 28 più 10 che fa 38, più 5 uguale 43. Stessa cosa per le sottrazioni con il cambio, si scompone però il sottraendo. 50 meno 17 uguale 17, si scompone in una decina, cioè 10, e 7 unità, cioè 7. 50 meno 10 meno 7, si sottrae prima 50 meno 10, che fa 40, meno 7 uguale 33. Vediamo degli esempi. 57 più 43 uguale, scomponiamo 43 e si somma 57 più 40 che fa 97 più 3 uguale 100. 60 meno 26, si scompone 26 e si calcola 60 meno 20 che fa 40 meno 6 uguale 34. Bene, ora fai tanti esercizi. A presto! Created using Powtoon.